Se c'è una qualità che siamo obbligati a riconoscere a Italo Calvino all'interno delle sue città invisibili è il talento del descrivere. Ogni descrizione che stiamo leggendo è piena zeppa di particolari, di dettagli, di curiosità. La descrizione di quest'oggi, cioè quella delle città di Aglaura, sembra invece fare eccezione. Sembra quasi che questo talento incredibile per un istante si sia bloccato, ma fra poco capirete che c'è un motivo. Ecco a voi, Aglaura. Poco saprei dirti da Glaura fuori delle cose che gli abitanti stessi della città ripetono da sempre. Una serie di virtù proverbiali, d'altrettanto proverbiali difetti, qualche bizzarria, qualche puntiglioso ossequio alle regole. Antichi osservatori, che non c'è ragione di non supporre veritieri, attribuirono ad Aglaura il suo durevole assortimento di qualità, certo confrontandole con quelle di altre città dei loro tempi. Nella Aglaura che si dice, nella Aglaura che si vede, sono forse molto cambiate da allora. Ma ciò che era eccentrico è diventato usuale, stranezza quello che passava per norma, e le virtù e i difetti hanno perso eccellenza o disdoro in un concerto di virtù e difetti diversamente distribuiti. In questo senso, nulla è vero di quanto si dice da Glaura, eppure se ne trae un'immagine solida e compatta di città, mentre minor consistenza raggiungono gli sparsi giudizi che se ne possono trarre a viverci. Il risultato è questo. La città che dicono ha molto di quel che ci vuole per esistere, mentre la città che esiste al suo posto esiste meno. Se dunque volessi descriverti a Glaura, tenendomi a quanto ho visto e provato di persona, dovrei dirti che è una città sbiadita, senza carattere, messa lì come vien viene. Ma non sarebbe vero neanche questo. A certe ore, in certi scorci di strade, vedi apritisi davanti il sospetto di qualcosa di inconfondibile, di raro, magari di magnifico. Vorresti dire cos'è? Ma tutto quello che si è detto da Glaura finora imprigiona le parole e ti obbliga a ridire anziché a dire. Perciò gli abitanti credono sempre d'abitare una Glaura che cresce solo sul nome Aglaura e non s'accorgono della Glaura che cresce in terra. E anche a me, che vorrei tener distinte nella memoria le due città, non resta che parlarti dell'una, perché il ricordo dell'altra, mancando di parole per fissarlo, si è disperso. A mio avviso, più o meno a metà di questo racconto, c'è una frase chiave che ci permette di capire il significato metaforico, profondo, autentico di questo testo un po' misterioso. Ve la ripropongo. A certe ore, in certi scorci di strade, vedi apritisi davanti il sospetto di qualcosa di inconfondibile, di raro, magari di magnifico. Vorresti dire cos'è, ma tutto quello che si è detto da Glaura finora imprigiona le parole e ti obbliga a ridire anziché a dire. Pensate quante volte nella vita quotidiana appiccichiamo come delle etichette addosso a delle persone che conosciamo, peraltro che magari conosciamo solo superficialmente. Una volta che abbiamo incontrato una persona, magari abbiamo parlato un paio di volte con lei, il gioco è fatto. L'abbiamo già belle che classificata, ordinata ed etichettata e nulla cambierà più. Perché? Per ipocrisia, per pigrizia mentale, per forza dell'abitudine. Però forse quella persona, direbbe Calvino,
Potrebbe anche nascondere qualcosa di inconfondibile, di raro, magari di magnifico. Lo sappiamo benissimo, ma non abbiamo voglia di cercarle, queste cose rare, straordinarie e magnifiche. Ci accontentiamo semplicemente, dice di nuovo Calvino, di essere prigionieri delle nostre stesse parole, delle nostre stesse definizioni, delle etichette che abbiamo appiccicato, e ci obblighiamo a ridire anziché a dire. Ho come l'impressione che Aglaura sia la vittima per eccellenza dell'abitudine, della pigrizia mentale, della nostra incapacità di rimettere in discussione non tanto i nostri giudizi, quanto i nostri pregiudizi, e la città della chiusura mentale. Non è evidentemente un bel luogo dove vivere, è un luogo asfittico, molto ripetitivo. La città sembra sempre uguale a se stessa perché le parole che dicono i suoi abitanti sono sempre noiosamente uguali. Forse è il caso di liberare Aglaura dalla prigione di parole che la circonda, dalla gabbia di certo non dorata di etichette che le sono state appiccicate addosso. E questo forse dovrebbe valere anche per ognuno di noi, perché ognuno di noi in fondo ha un po' il vizio di etichettare gli altri. Benvenuti, diciamo così, ad Aglaura, la città della gabbia delle parole, e bentornati nelle città invisibili di Italo Calvino. A presto, alla prossima tappa del nostro lungo viaggio.